magistrati della capitale, le terme più grandi dell'antica Roma nel 2019 hanno registrato un aumento del pubblico pari al 15,4%, con un aumento di 34.000 unità rispetto agli ingressi del 2018. Ce ne parla Donatella Anzovini. Sono le terme monumentali più intatte e meglio conservate della Roma antica, quelle di Caracalla, un complesso inaugurato nel 216 d.C. dall'imperatore del quale porta orgogliosamente il nome, che i visitatori apprezzano sempre di più. Nel 2019 quello che è uno dei siti archeologici più gettonati della capitale ha messo a segno un più 15,4% rispetto all'anno precedente, passando da 224.700 a oltre 259.000 spettatori, con un aumento di 34.000 unità. Merito, oltre all'indubbia suggestione degli spazi, di alcune iniziative mirate, come l'ingresso dell'arte contemporanea nel sito, in un'intrigante connessione tra passato e presente, le domeniche gratuite, l'apertura di nuovi spazi, come quelli dei sotterranei, ma anche la presenza delle nuove tecnologie. Le terme sono infatti il primo grande sito archeologico italiano a poter contare sull'ausilio di un visore 3D che copre l'intero percorso di visita. Davanti agli occhi del visitatore prendono forma pavimenti, pareti, marmi e mosaici colorati che facevano parte del formidabile apparato decorativo di quello che era un luogo per il passeggio, lo studio, gli incontri, lo sport, il benessere e la cura del corpo, nell'ottica di un moderno e attrezzatissimo centro polifunzionale.